Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Oggi siamo ancora nello spazio riservato a come imparare delle canzoni semplici da suonare al pianoforte. Con noi c'è Sofia Marchionno, Ciao. che ci aiuterà in questa canzone, che Ti vorrei sollevare di Elisa. è Giuliano San Giorgi. Sì. Dopo la sigla. Cantare in libertà. Bene ragazzi, questa canzone si compone di quattro accordi all'inizio, che sono la maggiore, quindi sappiamo che dove ci sono i due tasti neri a sinistra c'è il do, si, la, do diesis, mi, formano il la maggiore. Poi andando ancora indietro troviamo il fa diesis minore, quindi sol, fa, questo è fa diesis, la, do diesis, forma il fa diesis minore. Poi avremo ancora il La maggiore che abbiamo visto, poi Si maggiore, Si, Re diesis, Fa diesis, ed infine il Mi maggiore, quindi Do, Re, Mi, Mi, Sol diesis, Si. E la canzone fa così. Mi hai lasciato senza parole, come una primavera, e questo è un raggio di luce, un pensiero che si riempie di te. È l'attimo in cui il sole diventa dorato, e il cuore si fa leggero, come l'aria prima che il tempo ci porti via. Ci porti via da qui. Bene, questa è la strofa, poi si va direttamente al ritornello, dove gli accordi saranno gli stessi, ad eccezione di un accordo nuovo che troveremo, che sarà il Do diesis minore. Quindi se questo è il Do, Do diesis, Mi, Sol diesis, forma il Do diesis minore. E la successione sarà questa. Bene, il ritornello avrà questi accordi, poi si ripete strofa e ritornello sempre allo stesso modo, ed infine avremo quella parte, diciamo, più veloce. Vorrei viaggiare su ali di carta con te, dove gli accordi restano identici. Vi facciamo sentire però qual è la successione. Vorrei viaggiare su ali di carta con te, sapere inventare, sentire il vento che soffia e non nasconderci se ci fa spostare quando persi sotto tante stelle. Ci chiediamo cosa siamo venuti a fare, cos'è l'amore? Stringiamoci più forte ancora, teniamoci vicino al cuore. Bene, la canzone andrà avanti sempre con gli stessi accordi, così fino alla fine. Bene, come abbiamo visto, anche questa era una canzone abbastanza semplice da suonare al pianoforte. Io ringrazio Sofia Grazie a te. per averci aiutato e vi lascio, come sempre, in descrizione un link su dove trovare il testo con gli accordi, poi due link legati proprio a come imparare gli accordi al pianoforte ed infine la diteggiatura per entrambe le mani. Ciao, alla prossima! Ciao!